Prima vittoria nel nuovo anno, primo successo al comunale e vittoria di vitale importanza nello scontro diretto della zona playout contro il Castelfidardo. Il Castelnuovo fa 2-1 e sorride finalmente dopo tre sconfitte consecutive accumulate da inizio anno, ricominciando a muovere la classifica. Di Fabio non recupera Lorenzo Emili e deve rinunciare anche a Camilleri, Ludovici e Serafino, con Bubalo terminale offensivo, assistito da D'Egidio, Ragni e Sparvoli. 4-2-3-1 anche per il Castelfidardo, con Camarà centravanti della formazione dell'ex giocatore del Termo, Benedetto Mangiapane. Sarà un primo tempo da solo Castelfidardo e ben poco Castelnuovo, e non solo per il gol ospite, su cui si chiude la prima frazione. Gara che fa fatica in generale ad accendersi e che ha la prima emozione proprio con la rete dei marchigiani, quando un cross dalla destra al 18° trova una corta respinta della difesa neroverde per Bracciatelli, che arma il destro ed infila alle spalle di Alonzi il vantaggio. Il Castelfidardo si fa ancora pericoloso con alcune occasioni potenziali. La prima arriva al 24°, quando dopo un rimpallo la palla arriva a Braconi e San Severino, provvidenziale, a chiudere. Al 32° ancora Braconi, servito da Cardinali, prova in acrobazia ad inquadrare la porta, non trovandola. Al 38° Casimirri perde palla e lo sviluppo dell'azione porta Camarà al tiro, con Alonzi bravo a chiudere lo specchio. Per un Castelnuovo che fa estrema fatica a proporsi in avanti, il primo episodio a favore arriva al 39°, quando Faieri media il secondo giallo per un calcione rifilato a San Severino. Il direttore di gara lo invita a lasciare il campo, con i neroverdi a giocare con l'uomo in più per cercare di ribaltare la partita. Mangiapane lascia il solo Camarà, terminale offensivo, per posizionare due linee da quattro alle sue spalle e cercare di nascondere da lì in avanti l'uomo in meno. La prima azione degna di nota del Castelnuovo si vede al quarto della ripresa, quando Prestiani viene liberato per il tiro ma fa partire un destro che è praticamente un invito alla semplice parata di De Malia. I neroverdi però premono e trovano il pareggio al 13°, quando Sparvoli concretizza un'azione insistita dei suoi e fa festeggiare la tribuna del comunale. È tutto un altro Castelnuovo per effetto del pareggio e dell'uomo in più. Così al 25° D'Egidio si fa praticamente quasi tutto il campo portando il pallone, seminando un avversario ed il portiere ospite per depositare alle sue spalle il gol del 2-1. C'è poco da vedere nel proseguo. Il gioco sarà spesso interrotto tra cambi e falli e nello scarso, forse in finale, che tenta il Castelfidardo, il risultato non cambierà. Punti importanti dunque per il Castelnuovo nella sfida diretta per la salvezza, e con all'orizzonte l'impegno contro l'Aurora Alto Casertano e la gara contro il Fano ancora da recuperare. Mister, finalmente si sorride nel nuovo anno e finalmente si sorride anche qui al comunale. Sì, l'aspettavamo da tanto questa vittoria. Vi avevo accennato nelle precedenti interviste che la squadra stava facendo il suo dovere ogni domenica. Dopo magari episodi non ci hanno fatto vincere le partite, diciamo, o meglio ce l'hanno fatte perdere, però la strada era quella da seguire. Vi avevo detto che dovevamo portarci la fortuna alla nostra parte, con l'atteggiamento, con la determinazione, con la cattiveria, e oggi questa squadra ha dimostrato appunto di esserci e che fine alla fine si giocherà la permanenza in questo campionato. E all'orizzonte, dopo l'Aurora Alto Casertano, ci sarà una settimana appunto impegnativa, due trasferte, Aurora e Fano, e poi si torna in casa. Sarà una settimana decisiva per il Castelnuovo. Sì, adesso questa settimana sicuramente ci permetterà un attimo di lavorare nel modo giusto, perché da tanto che non lo facciamo, avendo avuto partite ogni 3 giorni, prepariamo al meglio la trasferta dell'Alto Casertano, poi dopo la settimana successiva, perché poi, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche quella successiva alla partita di Coppa Italia, quindi saranno altre 2 settimane molto, molto impegnative. Dovremmo sicuramente dosare bene energie. Dico sempre ai ragazzi, anche quelli che stanno giocando meno in questo momento, di non mollare, perché c'è bisogno di tutti e tutti si devono far trovare pronti, perché poi gli impegni saranno molto vicini.